vivevi con le tue sorelle? Sì, con mia moglie, diciamo, con mia madre, mia sorella Mina, l'altra, io ho tre sorelle femmine, Mina, Graziella e Rosa, che sono sposati tutti, queste cose qua. Va bene. Ma prima del militare racconta magari un attimo di le tue sorelle. Allora, le mie sorelle vivevano, a Trave tutti quanti, e io avevo tre belle sorelle, ma belle proprio, e ogni volta che uscivano questi qua da casa mia, da casa nostra, venivano guardate, capisci, tutti quanti dicevano: Madonna mia, queste non si potevano sposare perché erano talmente belle, perché la gente temeva, dice addirittura: cazzo, come si fa a sposare una donna di queste, perché sai, con questa qua, con questa bellezza, c'è bene Mina, sì, sì. Ce l'hai delle foto? Sì, sì, ce ne ho. E allora avevano tutto paura, però sai, io una volta che... Era un casino, insomma, non era una cosa facile per sposare una sorella allora, oppure perché sai, se tu eri una racchia, proprio una racchia brutta, che non capivi un cazzo, allora questa si sposava, capito? Se la sposavano subito. Ma una ragazza messa bene, con un volume da non finire, allora dici: questa qua è pericolosa, qualsiasi giovane. Vabbè, quindi tu con la più piccola o più grande? Quanti anni ha tua sorella? La Mina è più grande di me, Graziella è più piccola di me, la Rosa è più piccola di me. Invece mio fratello Gianni, che quello è morto adesso, sempre con le sigarette, lui è morto con le sigarette perché l'avevano operato 4-5 volte, è morto. E io ce lo dicevo sempre, vabbè, e c'era anche lui, però lui era un po' neutrale, capisci, perché lui aveva una vita a modo suo, forse gli piaceva giocare a biliardo, quelle, però... Impegnato. Tre sorelle e un fratello, eravate in cinque. Caso. In cinque, sì. E allora non si poteva stare più a Trani, perché sai, io ormai avevo 18 anni, 19 anni, dico: qui non si può fare un cacchio perché è inutile, è meglio che devo andare via. Però pensavo che fra un anno vado a fare il militare, due anni vado a fare il militare e vediamo cosa succede. Prima il militare l'hai fatto a 18 anni. No, a 21 l'ho fatto io, a 21, però... Stavi dicendo che sei andato a lavorare in cava, eravamo a 16 anni. A 16 anni, poi sono andato a fare il marmista fino a 20 anni, perché non c'era niente, ragazzi, il marmista. Quindi fino a 20 anni hai fatto quello? Ho fatto questo, il marmista. E nel frattempo il tuo rapporto con la musica qual è stato? Io poi facevo sempre l'imitatore, imitavo tutti i cantanti, tutti i personaggi, che allora era Totò, da piccolo dicevi tua madre che eri sempre attirato tutta la strada che facevi imitazioni. Ah, è vero, ha ragione lei. Quando avevo 8 anni io ballavo in mezzo alla strada, no? E facevo il tip tap, sai, parlavo di brutto, e vedi, mi ha dato una buona tutta la gente che mi vedevano a fare il tip tap, sai, a fare queste, perché io questo tip tap l'ho imparato da mio zio, che era in mezzo ai tedeschi, mio zio Michele, no? E allora imparato questo tip tap e ballavo in mezzo alle strade, i buchi buchi, facevo queste cose qua. Tutto ballo che faceva imitazioni. Poi logico, a 16 anni c'è cominciato. Le tue prime imitazioni quali sono state? Allora, le prime mie imitazioni sono state, te lo dico, so che mi devi credere, piccola, era Tina Pica. Lo so, non la conosci, è una comica, una donna comica fortissima. Dell'epoca. Totò, Aldo Fabrizi, poi c'era Umberto Spadaro, che era un altro artista famoso, poi man mano incominciava a fare, sai, Celentano, diciamo, oppure non so, Corrado, Mike Poggioli, Fred Buscaglione, sai, Peppino Gagliardi, tutti questi personaggi. Rimanendo quando ero piccolo che ballavo, che mi buttavano un po' di soldi, che poi veniva mio fratello, mi dava pure le mazzate che non dovevo fare queste cose qua, io portavo a casa 7-8 lire, 8 lire erano tantissimo. Arrivò, si avvicinò un impresario, non so chi cacchio era, e mi disse: oh, questo qua è un bravo ragazzo, dice, lo voglio portare in teatro, e capisce? E questo mi prese, parlò con mia madre, dice: io lo possiamo portare, e mi fece recitare in una compagnia in teatro, io adesso lo dico così perché è cacchio, sì. In teatro,
Quanti anni più o meno? Avevo 9 anni e cominciavo a recitare in teatro, a dire delle cazzate, e poi mi facevano ballare queste cose qua. Era una comparsa di 4-5 minuti, però ero con loro. Sono stati 6-7 mesi e poi, perché siccome dovevo girare l'Italia, mia madre non voleva, perché questo è piccolo, non può andare, e via di seguito. Poi, ti ricordi qualcosa tu? Vabbè, allora. Vabbè, dopo questa e qui bene o male vendevi i giornali. Poi sì. A 12 anni sei andato a fare il burattore, a 16 anni sei andato a fare il barmista. No, il Cavamonte, il Cavamonte, cioè, Upotraro, il Cavamonte, sai, il Cavamonte, così. Andavo in cave, nelle cave, dove si spaccavano le pietre, si facevano il blocco, perché poi da questo blocco facevano il marmo. Si dice proprio in dialetto. Cavamonte. Upotraro, in dialetto è Upotraro. È un po' difficile. E invece era il Cavamonte, noi si chiama Cavamonte perché si lavorava nelle cave. Poi man mano, capisci? Era sacrificante, non aveva una vita fortissima. Poi mi fidanzai con una ragazza. Questa qua, io lo vedevo, facevo lavorare sempre a coppia per trovare questa ragazza qua. E, ma mi faceva il culo. 20 anni. Il militare 21. A 21. Questo mi dovevo sposare con questa, questo mi disse, o mi sposo, perché prima per sposare una ragazza lei poteva anche scappare una notte. Però era obbligatorio a sposarla. Sì. Io in quel momento dico no. Dico no, non mi posso sposare, ero innamorata di me, dico no, non mi posso sposare. Poi, un momento, vabbè, per tenere con Denny fino all'ultimo giorno, dice vabbè, domani prendiamo il pullman e ce l'andiamo a Barletta, no? Questo si preparò la valigia. Allora vado lì, mentre che stavamo scappando via, perché lei arrivò anche con i due genitori, e mi fa, allora dice che arrivi al punto, che io non c'ho una lira. Dice no, io ho preso, io di quasi 400 lire, dico ma tanti, 400, erano tanti. Dice ce li ho, e poi ad un momento dico non possiamo andare perché sai non mi sento di farlo, visto che partire militare, dopo militare dico magari se può, questo aglio mi dà una borsa in faccia, cretino deficiente, vaffanculo, allora una lotta, è finita la storia, allora parto al militare, vado. La guerra era finita. Qual è il tuo ricordo di quando è finita la guerra? La guerra è una cosa brutta, speriamo, non me lo ricordo, ma mi fa schifo. Anzi, un'altra cosa. Guarda. C'è un ricordo del giorno in cui è finita la guerra? Sì, allora, prima che finisse la guerra, allora diciamo, noi eravamo sotto, tutti quanti eravamo sotto un rifugio, no? Ci chiudevano sotto un rifugio in campagna. C'era un rifugio dove andavano 2.000-1.500 persone, sai, sottoterra, così le bombe, anche se sparavano, ci fregavano. Però lì eravamo tutti quanti insieme, attaccati uno all'altro, uno attaccato all'altro, con i figli, mia madre, con tutti quanti. E stavamo lì quasi un mese, 25 giorni, un mese, non mi ricordo bene perché era questa, perché mi hai portato indietro. Allora, perché ogni volta che mi chiedo un episodio, capisci, non lo ricordo qualcuno, eravamo lì, però si cagava lì, si pisciava lì su questa montagna di terra. E mentre uno cagava e pisciava si vedeva tutto, no? E diceva mia madre, e come si fa? Dico, sai, proprio. Dicevo, è così, si fa così. E non c'era niente da mangiare, non c'era un cazzo. E mia madre mi dice, vai su, a sale sopra, vai nella campagna, vai in mezzo alla terra e vedi se ci sono lo svone, la cicoretta spagata, la cicoria spiegata, un svone, sarebbe quell'erba che punge un po', sai? Si può mangiare. Eh sì, un savone poi era buono perché anche quello che fa il fiore giallo. Ecco, bravo, sì, che c'è la rugola, oppure un po' di insalata, ma lì l'insalata non c'era perché sai, crescevo un savone, la rugola, oppure la cicoria amare, quello. E io li tiravo, non potevo salire su perché c'erano questi poliziotti, capisci, che non ti facevano uscire. Io da mezzo alle gambe di loro salto, vado a finire, vabbè. Prendo, vado a raccogliere tutta questa roba qua, che le mettevo tutte nella maglia, e vado giù e porto tutte queste savone, la rugola, oppure non so, la cicoria spagata, quelle che trovavo. Andavo giù, figuriamo, senza lavarlo, si mangiava. Vabbè, questo è un episodio proprio, tra un ricordo che è così.
È un ricordo brutto in questo sottorifugio qua, che questa ne vedevano di tutti i colori, sai, gente che impazziva, perché poi l'acqua, no, c'era l'acqua, sì. Vabbè, sono cose ormai di guerra, che lo sanno tutti com'è brutto. Però quello che hai vissuto tu è portato. Sì, 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 sì.